Mi chiamo Matteo Bettega e sono stato referente di un gruppo di volontari che ha assistito il comune nel servizio spesa durante la scorsa pandemia. Quando è scattata la pandemia, il comune di Lecco, avendo messo in campo questo servizio buoni spesa, aveva bisogno di volontari che facessero la spesa, la consegnassero a domicilio, in supporto anche alle associazioni già esistenti. Avendo contattato anche la parrocchia di Castello, si è costituito questo gruppo di una quarantina di volontari che hanno risposto prontamente alla chiamata del comune e anche di noi coordinatori e si sono dati da fare nel servizio spesa. All'inizio del lockdown sicuramente c'è stato un senso di spaesamento perché ci siamo trovati tutti chiusi in casa, ma poi quando l'emergenza sanitaria si è tramutata anche in emergenza sociale, la voglia di fare qualcosa, la responsabilità di provare a fare qualcosa per gli altri si è concretizzata in realtà poi con la chiamata del comune che aveva bisogno di noi, di qualcuno che aiutasse Protezione Civile e altre associazioni nel fare la spesa. L'idea è quella di continuare con l'attività, soprattutto in caso di necessità. Poi anche in parrocchia, nel caso ci fosse qualche necessità, il gruppo sicuramente potrà essere a disposizione. La parola con cui definirei il nostro servizio è sinergia. Il gruppo dei volontari si è costituito praticamente nel giro di pochi giorni e anche il coordinamento del comune è stato tempestivo. Sicuramente quindi altre parole che mi vengono in mente sono prontezza, spirito di servizio e voglia di collaborare senza fare troppe domande, ma proprio con la volontà di fare qualcosa per gli altri, poi seguendo le istruzioni che man mano ci venivano date. E logisticamente l'assistente sociale del comune di Lecco, Michela, mi contattava e mi diceva quali pomeriggi fosse necessario coprire. Io scrivevo sul gruppo di WhatsApp con i volontari i pomeriggi cui era richiesta la nostra disponibilità, i volontari mi rispondevano in privato e poi io ricomunicavo la tabella con i turni. I volontari si recavano poi al supermercato per fare la spesa e assistiti anche da Protezione Civile e radioamatori e talvolta c'era anche la consegna a domicilio della spesa stessa. Un ringraziamento particolare a tutti e ciascun volontario perché hanno saputo mettersi in gioco con molta prontezza e spirito di servizio e abbiamo capito tutti che non c'è bisogno di grandissime competenze per essere veramente utili per qualcuno. E un ringraziamento anche alla San Vincenzo che qua nella parrocchia di Castello era già attiva in passato e continuerà ad esserlo anche in futuro, sperando poi che possano tornare utili anche i volontari che si sono attivati nella scorsa emergenza.